Guarda, qua non passa mai nessuno in auto qua. Sì. Se no, si può fare, tipo, non so, siccome stare per macchina magari, si trova in un punto e ti si inizia magari in parcheggio, dopo si mette in assieme la macchina. Sì. Vinte. Anche soltanto volendo parcheggiare domenica mattina lì al parcheggio del Bilbao, che non è che sarà gran prima domenica mattina. Ma vabbè, ma non puoi fare 2 chilometri in mezzo al paese con i fuochi. Ah, comunque sì, c'è le ragnatele in testa. No, è solo tipo una... Sono già... Ah, qua è una stufetta per... Per le caldarroste. Per le caldarroste. Non ho l'acqua niente qua purtroppo. Ma sì. Vabbè, ma portiamo qua la griglia a gas, va a fare un bagno. Intanto abbiamo la mensa, allora niente, cazzo. La stalla. Ci mettiamo dentro Dona quando rompi i coglioni qua. Tra l'altro. La carriola è nuova. Qua c'è una scala. E... Ah, è una stanza a sinistra. Ok. A sinistra? Qui c'è una stanza. A destra niente? No. Stata anche bloccata. Vabbè. Stanza di merda. Con una grande crepa sul pavimento, ok? Quindi quella grande stanza non la guarderemo mai. La grande stanza sulla crepa sul pavimento. Guarda che entra anche qua. E questa è la stanza. Ah, ecco. E quindi vedi la crepa sul soffitto qua, giusto? Quasi. Forse ci sono già là i... Ascolta, cioè sta già crollando il soffitto, guarda. Sì. Non la rifiamo, dai. Sì. No, qua non ci veniamo, lo lasciamo per nemmeno. Ma scusa, ma sei già gigantesco, perché devi... ci mettiamo davanti il nastro, vaffanculo. La Gazzetta, di che giorno è? Ma c'è una stufetta, ma... Qua guarda, è qua il 2010, un tizio lunedì 2 agosto... Luglio. Juve voglio di più. 2009, vabbè, è venuto qua qualcuno a giocare. Ma... Visto che è freddo, sto congelando. Beh sì. Merda. Ma lì sopra non si riesce ad andare. No, non consiglio, visto. No, ho visto il tetto là. Però vedi, qualcuno è venuto a evitare che crollasse tutto. Sì, sì, quello sì. E quel cancello qua si può aprire? Sì, sì, si va sul retro che dicevo. Aspetta, poi vi faccio vedere il retro dall'altra parte. Sì, sì, vai tranquillo. Perché dopo dovrei chiuderlo perché sono gli animali in giro, sono sì. Un capretto e un daino. Ah, urco? Il capretto e un daino. Ah, ti danno 3 danni i daini, però uno è... C'erano anche gli asini, ovviamente, spiega di tutto. Perché mi hanno buttato giù il muro in fondo per rubarmi 3 asini, spiega. Porca puttana! E sono spariti... E un daino è scappato. L'altro invece sono venuti qua, l'hanno ucciso, l'hanno sparato e ce lo sono portati via. Figa. Ma chi li manteneva? Il mio zio veniva qua, stava da mangiare, da bere. Guarda che giochina. Non sono cagata, non so cosa fai io. La penna, figa. Buona Guardiola. No, un bagno. Ma infatti guarda qua, cos'è un gatto, qualcosa. Sono delle faline, sono un sacco di galline, figa. Io venivo con mai a prendere dei clienti da casa, sono San Francesco, figa, le galline, le pecore, le caprette, tutti mi seguivano. Ah, questa è la porta col filo di ferro, esatto. Di prima, diciamo. Magari possiamo andare sopra, dai. Sì. Una volta, no, è correndo che la paura. Sì, ma poi non crollerà mica adesso.
No, ma per il futuro bisogna... Sì, sì, no, adesso, adesso, ma per il futuro no. Sa da stronzi mettersi via la portina, non far passare nessuno. Sì, a parte che boh, la difesa qui... Oh. Posso far fuori da qualsiasi angolo, dire. E effettivamente sta scala non è che mi ispiri sicurezza. Al massimo se si apre la porta di ferro, la portina là, poi si tiene la scala di inagibile, via. Sopra? Oh, complimenti comunque. Sì. C'è una stanza che è là sull'atrio, è grande, potete vederla. C'è una bellissima trave in legno massiccio. Minchia, che trave, che travone. Perché era Tome. E qua così si vede fuori, è quasi meridiano dietro. Non vedi, trova proprio. Ah, qua di chiusa qua. Bella storia. Qua tipo l'attacco deve essere 3-1, figa. Vedremo, vedremo. Sarà bello scoprire le tattiche giuste. Ma tipo anche qua c'è che strage non fai. Aspetti che salgono uno di qua, uno di lì. Attenti a non spararsi, no, fra di loro. Usate le granate voi. Sì, e alcuni ce le hanno, ma non tutti. Servirebbe. E qua sì, più che dove eravamo prima. Varie anche. Ma tu per esempio, come ti accennate i fumogeni? Noi non li abbiamo mai contemplati, ma il permesso che non li hai sempre usati, qua ce ne hai usati. No, 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 mai, mai, mai. Cioè io dico qua ci fanno i 6 fumogeni. Sì, sì. Sì, sì. No, ma non penso che li useremo i fumogeni, non... mai preventivati l'utilizzo. Neanche con la tuta, figa di amico, prendo proprio da un figlio, caro. Ah. Questo freddo, gli do anche ragione, tanto che cosa ti serve? No, vabbè, no, no. Vabbè, ma non è che venivano... Ah, però, ok. Però sai, secondo me si possono attuare, ma anche in un video. Ma il problema principale più che altro è la gente da fuori che va... Ma sì, ma ascolta, ma chi se ne frega? Se voi venite di fare più permessi qua, per permessi quello che è. E come facevamo a Rimonti, poi mentre sei privato, il proprietario. Allora, che cos'è? Un cavallo? Un pony? Ma in realtà ce l'abbiamo, è questo quello che conta, però mandiamo una notifica. Che animale è quello là? È una capra? Che storia, ma è chiusa dentro o è libera? No, è libera, libera. Ma non è che tipo di notte giochiamo e si viene a tirare le scornate nel culo? No, no, scappano. Una volta invece, una volta non è che scappavano, si avvicinavano perché mi ordinavano da mangiare il pane così. Ah, erano anche curioso. E venivano sempre vicino, infatti camminavi in San Francesco, figa, una foto. Dopo le galline tutte mangiate, tutte, no, non noi, ma sono mangiate gli animali. Fini conigli, cazzo, alla coniglio radio, caro, sembrava una... un cavallo, non conosco. È obeso. È un corre, non riesce a muoverlo. Guarda, se riesco a prenderlo anch'io che coniglio, li ho capito perché muoiono. No, comunque, il permesso del privato è quello che conta. Sì. Dopo diamo la notifica, se non è un permesso, diciamo, noi giochiamo qua, quindi se qualcuno rompe il cazzo, manda le telefonate, ah, ci sono i terroristi così, loro sono avvisati che siamo noi, e siamo tutti in regola. Sì, sì, bisogna avvisare, bisogna avvisare il comune, e poi i carabinieri. Piuttosto i carabinieri che sono competenti di quel paese qua, quali sono? Colonie. E allora bisogna dare la non avere i permessi, ma dare la comunicazione, dirgli che noi qua... che noi siamo qua. Esatto, sì sì. Allora, i fumogeni poi io non ho mai provati in urban, li ho visti, li ho usati una volta... Ma quello... Li ho visti usare una volta, sì. Allora, qua d'estate c'è tutta la foresta, di qui sì, sì. Tutti distrutti, sono tutti... secchi, diventano vegetazione. Ma là che cazzo c'è? C'è tipo un'altra, una lapide là in fondo. Dov'è? Là in fondo, una lapide quella là.
con la croce. No, è semplicemente un altarino. Sì, esatto, una fantasia. Figa, non sapeva più dove andare a pregare quello lì. Poi era anche disabile, cazzo faceva. E vabbè, ma ci arrivi, non è che... E lì? Che storia! Ah, non è mai nascondersi, eh. Figa! Come, ma scusa! Minchia! Ah, c'è anche il buco sopra, eh. Dove il buco? Lì. Sul tetto? Madò! Gli lanci dentro la granata, fai il canestro, fide. Ma che arrivi da lì, gli butti dentro i pallini a mano, più figo che tu, muoro. Se no gli arriva direttamente in testa la granata. Sì, perché se gli lanci dentro la granata gli esplode nei denti. Cazzarola. È un... Qua se cresce d'estate, io l'ho visto, questa primavera, no, quest'estate. E autunno era altissima, infatti cazzo era bello perché se andava tipo dietro, sì, non ti vedi da 4 metri l'uno dall'altro. No, ma infatti è figo, perché vabbè, è perché variegato, è come urbano, comunque dei begli spazi esterni. Nel senso è quella cosa del boschivo che si cambia ogni stagione, no? Non è... Poi anche... si può fare una giocata tipo... Se dovevi giocare con i Wolverine, dovevi giocare il 26 qua. Noi tanto sì. Abbiamo il torneo. Sì, sì. Quante volte hai giocato con i Wolverine? 6, 7. Dove? 6 forse. Allora.